La storia del cioccolato svizzero e quella delle migrazioni sono strettamente intrecciate. Il cacao è infatti migrante, così come lo sono i macchinari e il saper fare. Suchard per oltre un secolo ha dettato lo sviluppo industriale del quartiere neocastellano di Serrières, sfruttando per lo più manodopera femminile. I racconti delle sue ex operaie italiane sono stati recentemente oggetto di una ricerca all'Università di Ginevra. Con il nostro approfondimento entriamo nei laboratori della Suchard, il loro piccolo mondo. Qui è quando, per esempio, ti chiamavano, ti domandavano di che regione venivi, sì. e dovevi spiegare un pochettino tutta, diciamo, la tua vita, perché sì. Ti chiedevano perché sei venuta in Svizzera. Nel corso di mesi abbiamo conosciuto queste signore e tutte ci raccontavano, venendo qua a Serrières, questo quartiere, di che cosa hanno vissuto durante la loro giovinezza. E tutto sommato erano anche racconti abbastanza positivi, dei bei racconti. Dunque ci è sembrato importante riprenderli, studiarli nel contesto poi della migrazione italiana in Svizzera. Senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Ricordi intrinsecamente legati all'attività di Suchard, l'azienda alla quale queste donne hanno dedicato tanti anni, e ai suoi spazi nel quartiere di Serrières. Racconti che suscitano l'interesse di alcuni ricercatori dell'Università di Ginevra, dando così vita a uno studio di imminente pubblicazione. Suchard, un gigante dalle mani migranti, storia delle donne italiane nell'industria del cioccolato. Da un lato, dunque, microstoria di migrazione femminile così poco indagata. Dall'altro, un'azienda avanguardistica fin dagli albori, quando nel 1826 Philippe Suchard diede vita al suo primo atelier. È la produzione migrante per eccellenza, è importazione di qualcosa, importazione di manodopera, importazione di prodotti di base. E la Suchard, da questo punto di vista, Philippe, che è il patriarca fondatore, la indirizzò da subito come azienda proiettata all'internazionalizzazione. Io sono arrivata alla Suchard nel 1965, però sono arrivata in Svizzera nel 63 e sono venuta per lavorare. Io mi sono sposata in Italia, però sono andata in Belgio, non mi piaceva. Allora ho deciso di venire in Svizzera perché ci avevo mia sorella, i fratelli, e poi era più vicino per scendere giù in Italia. Focalizzare, accendere i fari sul dettaglio femminile della migrazione è indubbiamente un aspetto molto importante, ma non tanto perché le donne fossero state operaie anche loro, come mariti, fratelli, padri, ma perché di fatto erano anche madri, di fatto erano anche quell'elemento all'interno del contesto lavorativo della società che in un certo qual modo ha cambiato molto. Sono donne molto giovani, diciamo appena donne, appena adulte, 19-20 anni, che arrivano fra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 a Neuchâtel, quindi in una realtà piccola ma industrializzata e in fermento dal punto di vista industriale, e arrivano da realtà contadine e quindi vanno alla ricerca di qualcosa di diverso da un futuro che più o meno è già abbastanza assegnato, direi quasi da generazioni per le donne, no? Cioè quello di lavorare sia in casa che fuori, magari senza essere retribuite. Giovani che costruiscono la propria emancipazione sociale in un paese, la Svizzera, paradossalmente poco sensibile ai diritti delle donne. Basti ricordare che allora alle donne non era riconosciuto il diritto di voto, cosa che invece in Italia già avveniva. Emancipazione che passa anche da una certa indipendenza economica. Così, dal secondo dopoguerra, le operaie italiane, con il loro lavoro duro e faticoso, danno un indiscutibile contributo alla crescita di Suchard. Sono arrivata il 25 novembre del 66. Ho cominciato a lavorare il 28 novembre del 66, il giorno dei miei 20 anni. Quando uno ha bisogno di lavorare si deve adattare. I primi anni non è stata un po' dura. Si lavorava a Cottimo, dunque,
E noi, le straniere chiamate, se avevo quello, vengo qui, devo fare la mia giornata, voglio farla in pieno, e mentre i svizzeri per loro natura andavano pian pianino. E allora non erano tanto d'accordo, ecco che poi è arrivato a un certo punto, hanno levato lì il cottimo, diciamo, e si faceva il lavoro normale. Si lavorava 5 giorni a settimana, il venerdì, ma spesso ci chiedevano di andare il sabato perché i servizi. Ah, noi delle volte se non ce lo chiedeva, ma sabato non si lavora. Ma era proprio, si andava con voglia, proprio con tanto entusiasmo si andava, sì. Erano educati, corretti, delegavano, apprezzavano, ti stimavano. In fabbrica hanno avuto un trattamento paritario rispetto agli uomini, rispetto anche agli svizzeri e agli altri stranieri, cosa che non potevano avere all'esterno. Anche con lo studio, per esempio, dalle famiglie di provenienza c'erano fratelli, quindi se qualcuno poteva studiare erano prima gli uomini, prima i maschi e poi semmai le donne, quindi quasi mai. Io stavo al reparto delle soluzioni, stavo più che altro alle macchine, boh, avevo fatto pure dei corsi. Operaia specializzata fino al livello 3, che di donne non ce n'era nessuno al livello 3, c'era solo 2 uomini. Eh sì, perché i corsi erano severi. Sono partita da operaia, poi mano a mano c'erano delle qualificazioni a livello di operaia 1, 2, 3, poi chef di gruppo, su chef d'atelier, insomma, capo reparto. La Suchard offre formazione, riconosce competenze, pubblica una rivista mensile, Nu e Notre Travail, che dal 64 ospita una rubrica in italiano. Crea per le sue operaie, quasi tutte mamme, un asilo nido. Costruisce, in un'epoca in cui la richiesta di manodopera supera di gran lunga l'offerta, una forte fidelizzazione all'azienda. Erano tanti piccoli aspetti, tra cui anche quello lì di poter consentire a queste persone di sentirsi a casa, da un lato per una spiccata sensibilità verso il tema delle donne, della loro quotidianità, i problemi concreti e reali, e dall'altro lato, indubbiamente, perché questo era un vantaggio competitivo. Casi come la Landis Gear a Zugo o la Suchard a Neuchâtel, la Serie R, sono casi un po' speciali perché hanno persino creato un villaggio attorno. E in questo villaggio, dove c'è la fabbrica, dove ci si abita, dove si mangia, si vive, si mettono i bimbi a scuola, ebbene in questo villaggio nasce effettivamente una specie di società parallela a quella che c'è attorno. Il fatto dell'importanza della migrazione italiana in quel periodo e in questa fabbrica fa sì che tutto sommato i legami con chi abitava fuori il piccolo paradiso della Serie R erano molto deboli. A partire dal 1982 comincia però il declino. Acquisita prima dal marchio Jacobs, oggi Suchard appartiene a Kraft. Di quel piccolo paradiso restano gli edifici, il villaggio operaio, l'asilo. Resiste la passione per il cioccolato, quella di Catherine che negli spazi della vecchia mensa aziendale ha creato il suo atelier artigianale. Ho lavorato nelle risorse umane per la Suchard. Qualche anno fa ho potuto realizzare il mio sogno cominciando questo lavoro qui a Choco Emotion. Ho avuto la possibilità di creare una tavoletta di cioccolato per la Guardia Svizzera e questo tramite un amico d'infanzia che è stato nominato cappellano della Guardia Svizzera. Vedendo le mie tavolette mi ha chiesto se c'era la possibilità di fare una per le sue guardie. Ho proprio portato questo lunedì ancora le tavolette per questo Natale. L'hai conosciuta tu la Lina. E forse proprio il quartiere quello
che accomuna di più queste donne, cioè l'aver vissuto per tanti anni, per decenni, una realtà di quartiere, quindi gli stessi luoghi, le mense, le osterie, dove soprattutto i mariti, ogni tanto anche loro prima di sposarsi o prima di avere figli andavano dopo il lavoro, le corriere che riportavano a casa chi non viveva all'interno di serrie, quindi questi ritmi di vita sicuramente è quello che le accomuna di più in un senso di identità e di appartenenza alla fabbrica, anche voglio dire avvantaggiato e strategicamente pensato insomma dalla fabbrica stessa, ha funzionato e se loro si sentono qualcosa si sentono ex operaie di serie. Ho cominciato nel 65, ho finito nel 2000 e qualcosa, che sono andata in pensione anticipata. Quindi ho fatto 40 anni sempre nella stessa fabbrica. Nostalgia tanta, perché si era veramente una famiglia.